Una mostra fotografica per ricordare Matteo Piermattei, personaggi nella memoria a Catignano. È stata presentata ufficialmente una bella iniziativa dal 16 fino al 21 agosto prossimi. È una giornata bellissima perché abbiamo avuto modo non solo di ricordare mio fratello, questa è la 24esima mostra fotografica a lui dedicata, ma abbiamo avuto modo di avere qui a Catignano, all'interno proprio ospiti della nostra mostra, sia il maestro Sarcapone, sia la professoressa Fellegara, che è un'artista veramente poliedrica. Lei spazia dalla poesia alla pittura, alla scultura e soprattutto è maestra merlettaia e conosce tutte le tecniche dal tombolo al merletto. Veramente una grande fortuna averli. Anche Milo Vallone è venuto questa sera con noi perché sta girando a Catignano un film su Cascella, quindi è una serata, è una giornata ricca, molto all'insegna della cultura, e sono contenta di portare avanti tutte le manifestazioni di Luci d'Estate. Abbiamo avuto ospite Sandra Milo e Osvaldo Bevilacqua proprio per riuscire a promuovere il territorio a tutto tondo, dall'enogastronomia alle bellezze artistiche, architettoniche e culturali che Catignano ha. Catignano è veramente uno scrigno e deve essere conosciuta, e secondo me il volano per l'economia e per tutto ciò che concerne la ripresa economica è proprio la cultura e l'arte. Fino al 21 agosto una bella mostra fotografica, ma che cosa racconta la mostra? Allora, la mostra nasce per raccontare il talento di mio fratello, purtroppo scomparso, purtroppo insomma è venuto a mancare troppo giovane. Lui era un fotografo, maestro d'arte, e si dedicava appunto alla fotografia, faceva parte di Catignano Polis, che è un'associazione culturale che della quale io ero presidente. Quando mio fratello è morto ho portato avanti la mostra, e ogni anno ospito un artista diverso, e naturalmente non mancano le sue foto, lui ne ha fatte tantissime, e quest'anno appunto abbiamo ospitato Filomena Fellegara, come vi ho spiegato, una grandissima artista.